Ciao Travaglio, qui è il tuo lupo di mare che ti parla. Seguo sempre le tue indagini, le tue inchieste, come metti in crisi quelli del PD, della nave che non c'è o che non naviga, o che c'ha molti brogliacci e quaderni di bordo. E vedo come hai anche mandato in crisi i Veltroni, perché non ti sanno dare le risposte che tu vai cercando, che sei molto intelligente. Ma lo vuoi sapere il perché della strana condotta del PD negli ultimi 20 anni? Strano che non ci sia arrivato tu solo dopo tante interviste e confrontazioni. Te lo dico io il perché, te lo dico io. Nel dopoguerra, devi sapere che Enrico Berlinguer sapeva di non poter vincere le elezioni. Allora si inventò il compromesso storico. Compromesso con chi? Con quelli della NATO. Si accontentò, come direbbe Battiato, una opposizione permanente. Per quello l'alternativa era la sinistra, non poteva essere altrimenti. E quindi si accontentarono di una opposizione permanente e di governare sulle regioni, soprattutto Emilia-Romagna, Bologna-La Rossa, lo sai, no? È storia. E quando cadette il muro di Berlino e il blocco sovietico, già hanno perso la legittimità storica. E così sono andati allo sbando. Hanno fatto prima la Margherita, poi l'Ulivo, poi i Democratici di Sinistra, poi sono arrivati al PD, una cozzaglia di tutti insieme, di nuovo. E quindi ti dicevo, Enrico Berlinguer ha inventato il compromesso storico, non potevano governare e allora sono andati all'opposizione e si sono presi le province, le regioni, così. E adesso, per te che sei intelligente, te lo chiedo. È coincidenza che negli ultimi 20 anni il PD è stato sempre all'opposizione, governando regioni, province e municipi e tutto? O hanno preso la stessa linea di Berlinguer e hanno giustificato il loro ruolo di resistenza storica, di opposizione storica, primo perché quando vanno al governo litigano fra di loro e non si mettono d'accordo e perdono su tutti i fronti e si delegittimano? E secondo, con l'eterno avversario Berlusconi che li costringeva a un'opposizione permanente. Quindi forse mi sto sbagliando io, però io voglio essere il capitano di quella nave e quindi qualcosa ho capito. Ho capito che un'opposizione permanente è più comoda. E quindi adesso che Silvio Berlusconi e il PDL è stato definitivamente delegittimato, loro si sono alleati con quella forza ostile per non fare la stessa fine. Ciao, e se vuoi un inviato speciale dall'estero, chiama Santenciana. E se vuoi un capitano per la nave, qua ne hai uno, ne avete uno, Santenciana. Fate le giuste domande e io venrò.